Giovanni De Vivo, capogruppo delle UDC Quartese, stamattina un consiglio comunale molto chiassoso, se così possiamo dire, per l'approvazione del piano industriale della multiservizi, molto contestato questo piano dalle opposizioni. Certamente, però credo che quando si approvano degli atti importanti per la città, per la multiservizio, per 69 lavoratori, è un momento difficile, un senso di responsabilità. La maggioranza, denti stretti, è riuscita a portare a termine una grossa cosa, perché perlomeno diamo serenità, anche se qualcuno può giocarci sopra, ma credo che l'atto di oggi in un certo senso dà anche tranquillità a questi lavoratori e sicurezza alla città, che da domani la multiservizi estenderà il suo lavoro di differenziate via Marmolildo, Corso Italia, che è una bella risposta. Quindi non sarà più messa in liquidazione? Il discorso di mettere o meno in liquidazione fa parte di un altro ragionamento, di quello che è i debiti della multiservizi, che è una cosa che adesso ha eletto il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, l'amministratore. Credo che ci dovranno far capire pure loro meglio quali sono i conti, quali sono le strade da perseguire, ma certamente posso dirti che l'amministrazione, ma non soltanto noi, è quella che va sempre e soprattutto nell'interesse prima di tutto dei lavoratori, ma soprattutto anche nell'interesse di una città che vive un momento di disagio, e non si può pensare che con un colpo di spugna, aumentando tasse ai cittadini, si risolvono i problemi. La multiservizi deve fare il suo lavoro, ci auguriamo che possa farla tranquillamente, però dobbiamo anche tener conto di 40.000 cittadini che non possiamo in nessun modo aumentargli le tasse.